Qui siamo nel plagio totale, però, Midna. Direi di sì, ragazzi, questo è Uncharted 5, ma fa schifo. Si tratta di Bad Way, un clone di Uncharted. Ma non sappiamo se fa schifo in realtà, ragazzi, si tratta di un clone, questo sicuramente. Nuovo gioco sviluppato da un solo sviluppatore. Vabbè, una sola persona che fa questo. Poteva fare altro, no? Vabbè, non Invece ha so. deciso, io voglio copiare. Oh, ehi! Occhio! Musunna come si muovono le mani. Oh! Cosa? Allora, Questo è Nathan Drake. tanto di cappella comunque. Ma che stanno facendo? Allora, tanto di cappella, dicevo, perché comunque l'ha fatto un solo ragazzo. Andate a nero di mezz'ora, però, figa! Perché non funziona il controller? Rombo? Che cos'è il rombo? Rombo sarebbe la Ah, la vibrazione. vibrazione rombo. Del controller, va bene, però il controller non me la. Però da notare che è in italiano, cioè. Italiano, rombo. E tra l'altro 10 euro, mannaggia, 10 l'abbiamo appunto euro. comprato a 10 euro, ragazzi. Comunque, va bene, va bene. Allora, Allora, comunque, dai, ma l'incipit, quella che lui stava facendo sta volando. delle gare clandestine con i suoi amichetti. A un certo punto c'era una mucca in mezzo alla strada e Sì, si è si è ribaltato. ribaltato, però lui ha il mitra, cioè nel senso, questa è la trama, cioè lui è il No. mitra. Ragazzi, non è una demo, ripeto, si vende e si compra a prezzo pieno. Si vende e si compra, pensa, a 10 euro. Guarda, guarda. Ah, guarda pure il titolo, no? In corsivo come in Uncharted, Sì, capitolo 1. anzi le animazioni non sono fatte male, cioè nel senso, no, vabbè, dai, per una persona sola è notevole. Allora, noi qua ce ne dobbiamo sbattere, il fatto che sia stato fatto da una persona sola e tutto il resto. Alla fine è il prodotto che deve essere considerato. Io non li sopporto e gli dico, vabbè, però l'ha fatto mio cugino con una mano e col Ma pene. deve andare di E là. ma devo andare dove, Là, figa? procedi, c'era pure la scritta, era giusto, Ho no? capito, ma. E devi scendere, no, Sì, lo Raiden? so, ma fammi vedere se ci sono extra, no? Sì, extra, qua non c'è Ah. manco. Cosa? Stavo quasi per svenire, ma poi non l'ho fatto. Qua non ti arrampichi in queste texture così smerigliate? Comunque, potevano farlo leggermente meno somigliante ad Uncharted. No, perché sennò noi non avremmo potuto fare il video. Esatto, vediamo qua che fa. No, dai, era. Cosa? Ma sei Mo. scemo! Ah, parò cazzo! Aspetta, va, Allora, vediamo. devi essere dinamico, Sì, è Raiden. Devi salire dinamico. sul tronco. Bravo. No! Bravissimo, incredibile. Madonna mia. Ottimo, 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 ottimo. Ragazzi, io non vedo troppe differenze con. Ma mi Ma immagino che Nathan fucile? Non si è rialzato più? Ah, devo premere per rialzarsi, giustamente. Ah. Ma perché tutto ciò? Non lo so, proseguiamo. Che? Niente. Niente, Una non. cascata, una cascata, una Come cascata, una cascata? cascata, una Ah, è cascata. una bellissima Una bellissima cascata. cascata! Vedi che tu Vabbè! non le vedi le cose, tu non Io non esplodi. Non. esploro, Io vedo. invece cerco gli extra, così gli amici a casa si divertono. Vediamo qua. Degli Sì. Ha spuntoni, che messo il piede un po' male. Come. è? Va bene. Su Ma cosa? qui questo prato qua, vabbè. Non lo so. È l'obiettivo del gioco. Niente, Cioè. camminare e volare ogni tanto come se fosse Sembra col Iron Man. kite, col Mi kite. buttati da qua, Raiden, ti prego. Ma no, non è Ma com'è vero! che muori? Ma poi quel fucile come si compenetra? Anche nel ring si compenetra allo scudo, per carità. Ah, forse c'è un modo qui. Forse c'è un modo qui, signori. Quale? L'indicativo, l'imperfetto? Oh, premici per accovacciare. Ha compenetrato la testa, ma non ha importanza. Vabbè. Ah, puoi No, alzarti? si è alzato solo. Scusa, l'ombra delle scarpe? Vabbè, vai avanti perché sono curiosa come si arrampica su questo Sei tronco. curiosa come si arrampica? Io Sì. no, sai. Penso che se mi collego al ramo sopra posso passare. Ah, però aspetta. Ah, c'è la rope? Ah, però. E poi? Ti devi collegare. L'hai Ma visto come l'ha come. lanciato? L'ho lanciato benissimo. Ok. Beh, bravissimo. Ma Qua ti grazie. devi. Posso arrampicarmi da qui. Bene, come però? Non così. Aspetta. Così, vedi? Esattamente Vai. come Nathan Drake, stesso tipo di Bravissimo, approccio e bravissimo. feeling soprattutto. Sì, feeling è uguale, guarda, ci sta un quarto d'ora a fare quello che Nathan Drake ci sta in niente, però, mentre dorme, però va bene. Dai, dai. Poi Ragazzi. che ne so, fategli i capelli biondi, giusto per farlo diverso, oppure fatelo. Ah! Cosa succede? In realtà Nathan è chiaro, no? Premi il tasto CTRL sinistro per finire in salita. Cioè. E io lo premo. Cosa? Come stai finendo? Ah, per scendere, vuole dire? Ho capito. Ah, finire in salita! Giustamente è come no, che si può dire anche yesn't. Cioè, scendere no, il contrario della salita, finire. Esatto, finire in salita. Ok.
Vabbè, dai, stiamo andando bene, ma prima o poi il fucile si usa? No. O è per decorazione estetica? No. Devi saltare da qua, secondo me, vai, vai. Ho capito. No, ma che cavolo fai? Prendilo. Vabbè, no. Qua me la sono meritata. Vai! Bellissimo, bellissimo, questo mi è piaciuto, bravo, Rai. Bravissimo. Aspetta, qua a sinistra devi andare. Eh sì. Oh, ok. Ho fatto marcia indietro. Comunque, premi il tasto C due volte. Per sfuggire alla... Ah! Quando mai il tasto C due volte? Carlos. Gli uomini di Carlos. Carlos è un problema. Perché devo prendere un fucile se c'è la voce? Cioè, quello era un oh, guarda come... Spara il coso rosso. Ma io volevo vedere l'intelligenza artificiale. Infatti sì, adesso la proviamo. Intanto però facciamo così il danno. Va bene. Come già. Si ricarica R? Sì. Fai il balletto? Perché ha dovuto lasciare il suo fucile di sempre? Non ho capito, sta cosa ti è già, ti ha dato un altro fucile. Vediamo se è nuota. Aspetta, che cacchio ha le scarpe di piombo? Senti. Sì, poi se è sott'acqua non dovresti sentire. C'è loot? Vediamo questa scatola potrebbe farmi... Vediamo se si può infierire. Vabbè, no. Rimbalzo, rimbalzello. Questa scatola che è? Premi il tasto E per spingere la scatola. Ah, siamo agli enigmi? Perché aderisce alle pareti? Staccati! Ma Dio! Facciamo... No! Che cazzo? No! Meno male. Okay. Mi sono dovuto accovacciare per staccarmi dal muro. Attenzione, loro ti apparecchiano i fucili apposta prima di una copertura perché poi ci sono i nemici. Ma perché tutta questa abbondanza di fucili? Cioè, alla fine no, c'è... Gli uomini di carne. Di nuovo, dove sono? Dove stanno? Allora, siccome non ho capito come si impugna il fucile, perché non me lo fa fare, allora ne prendo uno nuovo così me lo trigger direttamente. Toh, prendo questo. Giusto. Vedi? Ottimo metodo. Però sono ecco, bravissimi. Un colpo solo muoiono. Questa cosa com'è? Sono super bravo. Questa cosa è che non voleva fare la resistenza dei nemici. Perché questo l'ha fatta realistica. Leggi, no, in Uncharted non è giusto che devi sparare 70.000 colpi a un essere umano. È vero. È ti vero. Do ragione, amico mio. Bravo. Bravo. Preso. Ma la salute? È quella, viene mangiando. È quella bassa a destra. Che, allora, che è? Bianco lo sfondo e verdino chiaro. La salute, così non si capisce un cazzo. Sul prato chiaro. Sul prato verde, ma renditi conto. L'altro? Ma guarda quest'albero che è compenetrato con la roccia. No, è che la roccia gli è cresciuta attorno. Io prenderei questo, dai. Top. Ma come lo butta? Lo butta proprio schifato. Scompare? No, è qua ancora. Ok, è qua. Sparo al fucile. Premi il spingere. Quale scatola? C'è una scatola. Già ti sta spoilerando e devi esatto. Spingere. Esatto, premi X per il finale. Una macchina, una madonna, devi guidare. Ah, te c'è la scena. Scena. La panda, tra l'altro è la panda 4x4. Tre giorni fa. Però. Il gatto! Ma perché fanno sempre così in queste strade di questo gioco? Perché lui guida come un coglione? Ma perché guida come una testa di minchia? Ma gli occhi gliel'hai visti? Ma gli occhi gliel'ho visti. Non ce li ha. Niente, se n'è andato al karaoke. Professore di storia Michele. Michele. Doppialo, Raiden. Ciao, Bob. Quanto tempo è passato? 4 anni? Dato che sei tornato qui dopo tutto questo tempo, presumo quelle cose a fa culo. Sai che il mio lavoro è quello che faceva lui. Quindi era un professore, Michele si chiamava. Sì. Destra, l'ultimo lavoro. Destra! Come era le palla! Anziché dire right! Sono un po' accorto di soldi. Ma lei è muscoloso che. Puoi prestarmi dei soldi? I soldi? C'è scritto Bobby's Bank sulla porta. Voleva dire punto interrogativo. Sì. Per favore, Bob, non pensi che abbia provato la banca? Nessuno mi ha dato un prestito, ho bisogno di soldi in fretta. Che poveraccio, però. Di quanto stiamo parlando? 150.000 Mizzica! 150.000, con un sacco di soldi. Mia moglie Clara è molto malata, Bob. Sono disperato. Lo sorride. Mi dispiace per tua moglie. Ti conosco da molto tempo, abbiamo fatto molti affari insieme. Se sei d'accordo, ho un lavoro. L'uomo che ha portato ha detto che era la mappa di un tesoro scomparso. L'uomo che l'ha portato appartenne a un re di nome Mense Mozza. Ma che lui ci crede? Controlla, potrebbe essere vero? Stai parlando del tesoro perduto di Mansa Musa. Ha detto Mense Mozza. Mansa Musa era l'uomo più ricco della terra, dopo Karim Musa. E sai cosa accadrà se provi a fegarmi, vero? Affare, appunto, minuscolo dopo il punto, accetto. Affare, accetto. Proviamo per forza. Che la mano. Come ha compenetrato? La mano gli è rimasta fuori. La guida. La musica c'è pure. La musica, attenzione. Treasure of Mansa. È proprio. Treasure of Mansa. Allora è solenne il gioco, non puoi parlare sopra le cose. Dico, è uguale alla scena di Uncharted 4. Quella sì, al... in Madagascar. Okay. È proprio identica. Non vedo le differenze. Ma c'è un castello, signor. Hai visto che Raiden è qua.
Ma che bella cosa, ragazzi, ma io sento odore di serie qui, signori. Io sento odore di serie pure. Io sento odore di serie tra traduzioni improbabili e cazzate che deve fare lui. Questa è la fine della strada, devo procedere a piedi. E procedere a piedi. E noi procederemo a piedi. Ok, si è completato col sedile. Perfetto. Okay. E su questa macchina parcheggiata benissimo, signori, e su lui che deve procedere a piedi, ragazzi, io vi chiedo se vorreste una serie. E possiamo proseguire. Perché sì, ci farebbe piacere portare una serie cazzeggio che è da tanto, che deriva da un ma fa schifo, che magari dura pure poco. Esatto, sì, esatto. Grazie mille, alla prossima.